Barone Vassallo, siamo al 22 luglio 2023. Buonasera a tutti. Allora, stavo facendo ieri i conti della serva, ovvero stavo vedendo nel giro di un mese di quanto fossero aumentate le visualizzazioni dei vari canali che fanno capo a me: TikTok, Rumble, YouTube. E praticamente le visualizzazioni nel giro di un mese sono aumentate di circa più o meno 5.000 visualizzazioni, e io per questo naturalmente vi ringrazio di cuore. Ringrazio tutti quelli che mi seguono, ringrazio tutti quelli che mi ascoltano in tutti i vari canali. Però sapete come succede? Succede che, mamma mia, con questo vento in testa, succede che quando si è al centro, diciamo, di un qualcosa in cui ci si mette in evidenza, non mancano mai le critiche, e le critiche cosa dicono? Dicono che nonostante le visualizzazioni aumentino, gli iscritti ai vari canali aumentano di un centinaio al mese, il che potrebbe anche essere, diciamo, nella norma. Queste critiche, anzi, io ringrazio chi ha fatto queste critiche, perché mi è tornato in mente nel 2016, quando andai a cena con Francesco Guccini, con altre persone del suo gruppo. Eravamo stati alla Camera il 20 gennaio, che era praticamente l'anniversario dell'Olocausto. In quell'occasione c'era Sammy Modiano, c'erano dei personaggi molto importanti, c'era Monsignor Zuppi. E ricordo quella sera a cena che andammo tutti assieme, nel quale Francesco Guccini, il cantautore, disse una frase che poi dopo riportò, credo, anche in televisione, perché da quello che ho visto è riportata anche in televisione, a quelli che gli facevano delle critiche su, diciamo, la sua notorietà, perché poi Francesco Guccini è un mito, guardate, c'è solo da imparare da quello che dice. Lui disse: se mi fossi messo, c'è il video, lo potete vedere anche su YouTube, se mi fossi messo una piuma nel culo avrei fatto 3 volte i fan che ho. Ecco, allora io voglio rispondere a quelli che mi chiedono perché Barone Vassallo cresce solo di 100 unità al mese. Voglio dirgli che se mi mettessi una piuma di struzzo al culo farei 10.000 adepti ogni mese in più. Ed è una frase fantastica, perché che cosa sta a rappresentare? Cosa sta dicendo questa frase? Sta rappresentando il fatto che le adesioni, i follower, si possono avere in tanti modi, facendo come fanno tanti, inventando dei tormentoni,
mettendo in mezzo dei personaggi buffi, o se no vestendosi da personaggi buffi, magari come fanno tanti che si mettono maschere, si mettono delle cose così, e allora lì attiri l'attenzione del pubblico. Ma è un pubblico piccolo, è un pubblico di poca qualità. Noi cerchiamo, perlomeno io, cerco un pubblico di grande valore. A me non mi interessa se aumenta di 10 unità al mese o di 100, di 1000. L'importante è che siano persone serie, persone intelligenti, persone reali, persone che ascoltano quello che gli si dice, non che sono lì soltanto come facevano con un scomparso meccanico che passava il tempo a ridere, a ridere, a ridere, e i follower mettevano il like soltanto perché, non lo so perché. Quindi se dobbiamo parlare di cose serie, facciamolo seriamente. Allora, scusate questo noioso preambolo che ho voluto fare. Cosa succede quando arrivano i soldi? Quando arriva il denaro, cosa succede? Succede che le persone, e in particolar modo l'opinione delle persone, cambia da così a così. È successo quando si parlava del sacro feticcio. Quando si parlava del sacro feticcio, uno dei più accesi sostenitori del sacro feticcio disse: guardate, è una paturnia, è inutile metterla perché non fermerà mai un virus. Poi ci sono stati altri personaggi che al riguardo di un fantomatico terribile virus mortale dicevano: vai nei ristoranti cinesi e abbraccia un cinese. C'erano altri che dicevano: guardate, certe cose qui in Italia non arriveranno perché ci sono determinate caratteristiche di igiene, determinate caratteristiche ambientali, tutte queste cose qui. Poi, quando è arrivato il dio denaro, hanno cambiato da così a così la loro versione dei fatti. Perché faccio questo discorso? Questo discorso può sembrare vecchio, può sembrare sorpassato, può sembrare quasi una paturnia di una persona. No. Ieri mattina ho incontrato una persona, un uomo ormai, che tanti anni fa lavorava con me alla vendita delle automobili. Perché vedete, la vendita delle automobili è un settore che rappresenta perfettamente lo specchio della società. Immaginate soltanto quando ritirate una macchina usata, sono tutte perfette, tagliandate, tenute da maniaco, poi vai a vedere, sono sbiellate. Ma idem quando poi il concessionario va a fare la valutazione, magari realmente una macchina è perfetta, il concessionario dice: guardi, io per questa macchina qui posso darle una scatoletta di tonno e un gressino. Purtroppo è
la concessionaria di automobili è lo specchio della società, un insieme di persone false e che cercano soltanto il profitto. Allora questo personaggio, questo amico, diciamo un amico ritrovato, che è ritrovato poi fino a un certo punto, che ho rivisto dopo decenni, mi raccontava del fatto che sì, è vero, le autovetture endotermiche sono le migliori, sono le più affidabili, sono attualmente la migliore scelta che una persona possa fare, ma anche da qui a 20 anni. Però state attenti, perché qui c'è tutto il perneo del discorso che vi ho fatto. Però se vende una macchina endotermica, e non vi dico il marchio, anche se l'ho detto in altri video, ma se vende una macchina endotermica ha il 4% di provvigione, sapete se vende una macchina elettrica quanto ha di provvigione il signor venditore di auto? Ha il 12%. La vendita delle auto elettriche per la casa costruttrice vale il 12% di provvigione contro il 4% di provvigione. Ora, dato che so che la persona che me l'ha detto è molto affidabile, vorrei sapere se i signori che vendono auto possono smentire questa affermazione. Ad oggi capite perché si punta tanto sull'endotermico, sull'elettrico, perché c'è un business di denaro che voi neanche immaginate. Vendere una macchina elettrica porta chi la vende il 4 volte di più la provvigione di una endotermica. Rendiamoci conto. Ecco perché, tornando al discorso di entrata, un qualsiasi youtuber, un qualsiasi personaggio che si espone, che si mette in evidenza, vuole diventare famosissimo, come disse il grande Francescone nostro, Francesco Cuccini, se ti metti una piuma di struzzo nel culo tu arrivi fino alla luna. Ma se vuoi essere serio e avere un pubblico di qualità, devi fare contenuti e devi essere serio. Questo è il punto principale. Se vendi un'elettrica prendi il 12% di provvigione, se vendi un'endotermica ne prendi solo il 4%. Semplice, lineare e perfetto. Ci vediamo domani. Ciao a tutti ragazzi.